Allora, amiche e amici, stiamo per parlare di Kukol. Ora, è possibile che sentiate delle altre modalità di pronuncia, noi la vogliamo facilitare col dottor Daniel Giunti. Grazie Daniel per essere ancora qui, grazie. Grazie a te, Sonia. Allora, che cosa è esattamente? Se ne sente veramente tanto, tanto, tanto parlare, forse anche praticare, questo lo scopriremo a breve. Daniel, che cosa si intende esattamente per cuckolding? Allora, il cuckolding praticamente è una pratica che effettivamente, come dicevi, è sempre più diffusa. E che consiste nel trarre piacere erotico dal guardare o immaginare il proprio partner o la propria partner mentre fa sesso con un'altra persona. Good. Potrebbe sembrare un controsenso, no? Quindi, per essere precisi, si parla di cuckolding, riferendosi al fatto di quando è un uomo, diciamo, che guarda la propria partner fare sesso con un'altra persona, un altro uomo. Se invece è la donna ad osservare il proprio partner che la tradisce, allora si parla di cuckwining, ok? Quindi un Questo altro mi viene termine. familiare. Ok. Quindi abbiamo detto, è una fantasia che è piuttosto diffusa e che viene praticata da molte persone e in realtà viene messa in pratica sempre di più perché nella pornografia è super, super presente. Sono nati siti, app, oltre ai club che già ci sono, ma diciamo la tecnologia ha favorito l'incontro tra persone che magari hanno questi gusti, gli stessi gusti, quindi diciamo è sempre più presente. Ci sono degli studi che hanno mostrato come circa un uomo eterosessuale su due ha delle fantasie in cui lui è un cuckold, cui quindi osserva la propria partner Uno su mentre. due, Daniel. Uno su due queste fantasie, esatto, uno su due. E però la cosa che a me aveva stupito ancora di più è che è presente anche nelle donne in una percentuale inferiore, ma comunque in una su quattro. Ma è la Ok, leva quindi. della gelosia che muove, o è qualcos'altro secondo te? Ma diciamo, le motivazioni possono essere più di una. Ora, sicuramente teniamo presente una cosa sono le fantasie, una cosa è poi il metterle in Metterlo in pratica. Però pratica. in realtà, chiaramente con i rischi che ci possono essere, perché insomma, magari un'immagine che sia un qualche cosa poi è diverso e questo può andare in alcuni casi, diciamo, a incrinare un pochino la relazione. Però in alcuni casi magari invece può essere uno stimolo. Comunque, le motivazioni, diciamo, non ce n'è una sola, quindi dipende come sempre un po' da persona a persona. In alcuni casi il piacere potrebbe derivare proprio dal fatto di vedere la propria partner ricevere una forte dose di soddisfazione sessuale, anche perché spesso nelle fantasie o nelle pratiche il bull, che sarebbe l'uomo con cui la donna tradisce il proprio partner, di solito è prestante, giovane, muscoloso, molto Eh già. dotato, insomma, incarna tutti questi. Quindi l'idea di vedere la propria partner avere un fortissimo piacere. In alcuni Come se le due casi, cose fossero strettamente collegate. Apro e chiudo parentesi. Ok. vabbè, apriamo e chiudiamo perché sennò ci si fa un'altra puntata. Ok, ma la faremo. Diciamo poi, oppure per altri, è proprio l'idea di essere attratti da questo forte tabù, quindi il Eh tabù del già, eh già. tradimento. Alcuni altri lo incorporano invece all'interno di quelle che sono le pratiche del BDSM, che sono, Vero. diciamo, delle pratiche, diciamo, che si basano su bondage, dominazione, sadomasochismo, insomma, che traggono in questo caso piacere dall'umiliazione, cioè dall'idea di sentirsi umiliati nel vedersi, diciamo, la propria partner che lo sta tradendo proprio davanti agli occhi. E questa umiliazione per certe persone è eccitante. È una grandissima leva erotica questa dell'umiliazione, l'abbiamo trattata anche noi nelle nostre lezioni, è una leva fortissima. Ma perché voi vi trovate a dover trattare eventualmente, diciamo così, questo gusto del cuckolding? Perché una persona dovrebbe venire da voi, da te, per questo? Allora, questo in realtà noi diciamo un po' lo facciamo quando parliamo di divulgazione, proprio perché molte di queste Ok. persone ci scrivono avendo paura di essere dei mostri perché hanno questo Ah, tipo di ok. fantasia.
E a volte anche la partner o il partner che ci chiedono: ma come mai il mio partner mi riferisce a questa fantasia? Forse non è più innamorato di me o non gli piaccio, insomma, ecco. Quindi sono più che altro dubbi e paure delle persone che quindi, diciamo, ci chiedono aiuto a comprendere questa cosa. Una battuta, e voi cosa rispondete? Noi rispondiamo che di per sé non sono dei mostri, diciamo che è un qualche cosa di molto diffuso a livello di fantasie e che può essere assolutamente un ambito su cui giocare con la partner, con il partner, per esplorare insieme, se c'è chiaramente il piacere di entrambi, essere, diciamo, Ok. una cosa come un'altra e ognuno la vivrà al proprio grado che sente di volerla vivere. Va bene, va bene. Caro dottor Daniel Giunti, mi raccomando, andate sulle pagine social del dottor Giunti, che sono Sessuologia, e poi c'è la sua piattaforma, la trovate, vedete, noi ve la mettiamo in sovraimpressione più volte, se volete saperne di più, se volete veramente, guardate che c'è di tutto ed è molto interessante. Io personalmente amo molto e l'ho scelto per questo, la modalità comunicativa del dottor Daniel Giunti, che vi ricordo, psicoterapeuta e sessuologo. Grazie Daniel, ti aspetto alla prossima! Grazie Sonia, volentieri, ci vediamo alla prossima.